Sia lodato Gesù Cristo. Occorre sempre andare al dunque. Sarebbero innumerevoli le cose da sottolineare in riferimento a un Vangelo così e a un'epistola come nella messa di oggi. Io non ne sarei capace, ma neanche voi ad ascoltarle. Abbiamo un'attenzione così labile, così debole. Allora, come sacerdote, mi sento in dovere di raccogliere tutto in una questione sola. Ed è questa: bisogna avere il senso di Dio e il senso del peccato. Vi dico, è una questione sola, non sono due. Perché il senso di Dio e il senso del peccato stanno insieme. Non si possono dividere. Il senso di Dio, il senso del peccato. Da che cosa si capisce che Pietro ha il senso di Dio? Non tutti hanno il senso di Dio. Pietro ebbe il senso di Dio di fronte al miracolo, un miracolo grosso. Non so se avete notato la ripetuta descrizione. Prima si rompono le reti, poi si riempiono le barche, poi stanno per affondare. Non c'era dubbio che non era una cosa normale. Altro che l'interpretazione della comunità primitiva che vede nel miracolo, che è un fatto normale, l'intervento del Signore. No, era talmente evidente, era una roba spaventosa. Prima si spaccano le reti, poi affondano le barche. Stavano per affondare. Cosa dice Pietro? Cosa avrebbero detto gli scribi, i farisei, quelli che non hanno il senso di Dio? Cosa direbbero molti tra di noi che non hanno il senso di Dio? Comincerebbero a discutere, ma ha fatto il miracolo perché è il Messia? Ha fatto il miracolo per questo? Cioè tutte le cosettine. Non hanno il senso di Dio. Pietro ha il senso di Dio, Simone ha il senso di Dio. E dice... Allontanati da me, exi a me. Quando facciamo l'esorcismo diciamo exi a meo, esci da lui, esci da me, mi dice, perché sono un peccatore. Sarebbe questa la nostra reazione di fronte a un miracolo? Provate a domandarvi questo. O il miracolo desta la vostra curiosità? Se il miracolo desta la vostra curiosità, siete persone che hanno bisogno di essere intrattenute ancora. E Dio non intrattiene. Dio viene per correggere e salvare. Exi a me. Vattene, vai, vai fuori, sono un peccatore. Perché quando Dio si manifesta, quando manifesta la sua presenza, nell'uomo deve sorgere il timore. Pensate all'Antico Testamento, chi vede Dio muore. E se c'era un'epifania di Dio si coprivano, no? Cosa fa Mosè?
copre il volto, abbassa lo sguardo. Vi dico questo perché siamo in una domenica, tra virgolette, normale. La domenica non è mai normale, è il giorno di Dio, eh? Però siamo in una domenica normale, cioè senza grandi feste. E non so con che animo siete venuti in chiesa, ma io avverto che c'è il rischio del rilassamento. Bisogna domandare la grazia per il senso di Dio, cioè il senso del nostro peccato. Sono insieme. E Dio è tutto. Qual è lo scopo della vita? Qual è lo scopo di tutto? È tornare a Dio. Perché Gesù Cristo fa quello che fa? Perché dice quello che dice? Perché fa i miracoli? Perché l'uomo torni a Dio. È lo scopo della vita, è il fine della vita. Lo è così tanto che tutta la creazione geme e soffre come nelle doglie del parto, dice la lettera ai Romani di oggi. Attendendo la manifestazione dei figli di Dio. Attendere la manifestazione dei figli di Dio vuol dire che attende che gli uomini siano redenti, che tornino a Dio, che siano santificati. Come dobbiamo chiedere la grazia di avere il senso di Dio? È urgente. Tutta la creazione non è tranquilla finché questo non accada, dice San Paolo nella lettera ai Romani. L'attesa del creato si rivolge tutta alla rivelazione dei figli di Dio, dice l'Epistola di oggi. Il creato è unito nei gemiti e nelle doglie del parto, fin da ora, dice, fin da ora. Gemiti, doglie. E anche noi gemiamo. Ma gemiamo? Anche noi gemiamo, aspettando l'adozione a figli di Dio. Capite cos'è avere il senso di Dio? Dobbiamo ricordare il nostro fine e ricordarcelo per mezzo della memoria, del cuore e della fedeltà dell'amore. Così diceva Père Emmanuel André, uno dei grandi sacerdoti della Chiesa Cattolica, parlando ai suoi due monaci che gli erano rimasti. Il nostro fine è Dio stesso. È il fine di tutte le cose. Il nostro fine ultimo. Ultimo non vuol dire che è alla fine. Vuol dire che se è ultimo deve essere dentro tutte le cose di adesso. Tutte. Dobbiamo ricordarcelo. Perché la fedeltà al nostro fine ultimo, cioè a Dio, è la garanzia della purezza dei fini immediati delle nostre azioni. Cioè le cose che fai o hanno come scopo Dio o non sono pure. Basta poco perché sia impura un'azione. E parlava dei monaci. Ma traducetelo per voi, per le cose della vostra vita, per i doveri vostri. Lui diceva, alzarsi,
dire l'ufficio divino, celebrare la messa, studiare, zappare, prendere il pasto, fare la ricreazione, riposarsi un po'. Tutte queste diverse opere della giornata hanno il loro fine particolare, affinché non sia detto della nostra anima come di Gerusalemme, nec ricordata est finis sui. Non si è ricordato del suo scopo. Gerusalemme ha dimenticato perché ci sta. Dunque bisogna vigilare su tutte le nostre azioni, dirigerle secondo il vero fine, Dio, affinché tutto concorra in noi a farci raggiungere il fine ultimo, Dio. Questo vuol dire gemere, questo vuol dire attendere con tutta la creazione. Ma la verifica, perdonatemi, di tutto questo l'avete nel senso del peccato. Se uno si rende conto di questo, subito, come Pietro dice, allontanati da me, Signore, che sono peccatore, exime, vattene. La liturgia della tradizione è preoccupata che sia custodito il senso di Dio. Per questo la sacralità dei gesti e delle parole. La liturgia, secondo la tradizione, è preoccupata che sia custodito il senso del peccato. Per questo iniziamo la messa ripetutamente domandando perdono, sempre. Prima chiedendo, iudica me Deus, discerne causa mea de gente non sa. Prima dice, separami da tutto questo mondo pieno di peccato. E poi dice, Signore, abbi pietà di me che sono peccatore. Più di così. Perché il senso di Dio, capisci, l'abisso del tuo male. Ma non per modo di dire, sul serio. Quando uno vive così, sentirà la risposta di Gesù. Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Cosa fa il Signore? Siccome lo scopo è Dio, è il ritorno a Dio, immediatamente ti dice, adesso fa la mia opera, adesso fa quello che occorre fare. Quando è vero il senso del peccato? Quando ci apre ad ascoltare la volontà di Dio. A Pietro gli dice, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Impressionante, aveva appena confessato il suo peccato. Adesso fai la mia opera, adesso va a pescare le anime, a strapparle dal nulla per riportarle a Dio Padre. Adesso fa quello che faccio io, traducendo secondo i doveri di Stato vostri, che non siete sacerdoti. Il Signore, appena riconoscete la sua presenza e appena avete il senso del vostro peccato, vi dice, adesso fai l'opera mia. Sei padre, sei madre, fai in modo che la tua famiglia sia santa. Hai altro compito nella vita, vivilo perché cresca il senso di Dio in te e negli altri. Cioè ti dà subito un compito, che è il suo compito, il compito di Cristo. E la grande umiltà, e chiudo, la radicale umiltà non è stare sul pentimento del proprio peccato e dire, Signore, eccomi, faccio la tua opera. Perché l'estremo orgoglio nostro, l'estremo effetto dell'orgoglio è essere chinati sul proprio peccato. Il Signore dice, adesso fai quello che conta. Vivi per lo scopo ultimo, vivi per la gloria di Dio. Che il Signore ci dia la grazia di capire questi che sono i pilastri elementari di una vita cristiana. Siamo immersi in un mondo e in una Chiesa gran parte secolarizzata.
siamo immersi in un mondo e in gran parte di una Chiesa che ha perso il senso del peccato. Domandiamo la grazia di avere il senso di Dio, domandiamo la grazia di avere il senso del peccato, che sono la stessa cosa, stanno uniti. Domandiamo la semplicità di dire: Signore, faccio la tua volontà, faccio la tua opera. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.